Allora, io faccio partire la sigla, al termine della sigla faccio partire i sottotitoli e andiamo. Va benissimo. Ok? E benvenuti qui sulla nostra radio, su Radio Fox News 24. Io sono Claudia Di Cera. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi un calciatore direttamente da Lecce, Marco Bleve. Marco, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio. Allora, Marco, parlaci un po' di te. Com'è nata la tua passione e sei diventato così un portiere? Allora, la mia passione per il calcio, diciamo che non è nata completamente giocando a calcio, perché i primi anni, proprio i primi anni, dai 6 ai 7 anni, ho iniziato a fare piscina. E solamente che ho visto che non era per me. E ho iniziato a fare. Mio padre mi ha iscritto in una scuola calcio e da questa scuola calcio poi ho fatto 6-7 mesi e mi ha preso subito il Lecce. Ho fatto tutte le trafile del settore giovanile e poi ho fatto l'esordio in prima squadra. E tu hai sempre giocato nel Lecce o anche giocato in altre squadre? E ho fatto parecchi anni nel Lecce, come dicevo prima, tutto il settore giovanile. Poi ho fatto 2 anni e 1 anno e mezzo in prestito al Martina Franca, Serie C. Quel primo anno ho fatto il mezzo anno fatto da C2, siamo stati ripescati in Serie C e sono ritornato in prestito per giocare tutte 38 partite di Serie C. Poi sono ritornato a Lecce e dopo 3-4 anni sono andato in prestito alla Ternana in Serie B e adesso mi ritrovo di nuovo a Lecce. Allora, tu sei un portiere e allora ad un portiere non si può non chiedere, hai un tuo portiere preferito? Questa è una domanda che più o meno mi hanno fatto in tanti, però rimango sempre della mia stessa opinione. Non ho un portiere preferito, è strano dirlo, ma non ho un portiere preferito. Prendo spunto da tutti, ma non ho un portiere preferito. Potrei dire, semplice dire Buffon, i vari grandi portieri che ci sono adesso in giro. Non ho una preferenza, mi piace prendere spunto o guardarli un po' tutti. Ok, senti, hai parlato della tua lunga comunque carriera, anche se sei giovanissimo. La tua carriera ti ha insegnato qualcosa? Cosa ti porti di ogni esperienza che hai avuto? Diciamo che ho avuto diversi percorsi perché sono state tipo, ad esempio, ho perso il primo anno di professionista che ho fatto, ho perso la finale qui con Lecce Carpi, la finale di Lega Pro, che poi non siamo andati più in Serie B ed è stata una crescita. Sono andato a giocare gli anni successivi per una squadra di C2 dove purtroppo siamo retrocessi e l'anno dopo siamo stati ripescati e abbiamo fatto un ottimo di campionato di Serie C. Quindi ogni anno ho acquisito esperienza e visto diciamo, diversi no, palcoscenici di posizionamento, di classifica e quant'altro, fino ad arrivare a giocare in Serie B e a giocarmi il campionato per andare in Serie A, di cui abbiamo vinto poi 2 anni fa. L'anno scorso, per metà anno, ho vissuto un'esperienza, penso che tutti i bambini sognano, che sia la Serie A. Calcare parchi come San Siro, l'Olimpico di Roma, sono stati che emozioni che vanno solamente, sono treni che passano una volta nella vita e che non ripassano più. E a proposito di sogni, dove ti immagini fra qualche anno? Guarda, il mio sogno è sempre stato fin da bambino giocare o in Premier League o nella Liga Spagnola. Il mio sogno era sempre giocare nel Manchester United, però col passare degli anni e come mi sono, diciamo, sto crescendo e maturando, mi vedo più per un calcio spagnolo, però il Manchester United è sempre stato il mio sogno, sia per il club Wow. sia per lo stadio. Marco, a proposito di sogni, cosa ti piace fare quando Marco svesti i panni di portiere? Torni a casa, eh? Purtroppo ho questo brutto vizio di giocare alla Play. Va bene, ti piace giocare alla PlayStation, Sì. benissimo.
Senti, il tuo rapporto con i social? Quello al mondo di oggi sono diventati forse come posso dire, un mezzo fondamentale per i calciatori, per i personaggi pubblici, per chiunque sia la persona chiamata in causa. Però io purtroppo non sono uno molto che sta sui social. Sì, lo uso, lo utilizzo, ma non sono uno che posta regolarmente foto, che lo uso più per vedere le notizie, perché si sa prima le notizie sui social che magari nella vita reale. Ormai è così, il mondo va avanti così. Io non sono uno che lo vive 24 ore su 24, però non ti nego che ci sono anche io, no, lo seguo, ecco. Senti, e il rapporto con i fan, con il pubblico? Ora è un momento delicato, purtroppo si gioca a porte chiuse. Per un giocatore, un portiere, un giocatore di calcio, come vive questa situazione? Purtroppo ci stanno mancando troppo, 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 perché giocare a porte chiuse non è bello. Prendo spunto da una dichiarazione che ci ha fatto il direttore a inizio anno, un grande professionista, un grande, diciamo, attore che si esibisce in un teatro, dà il meglio di sé quando c'è il pubblico, quando non c'è nessuno nel teatro. Magari può peccare, no, in qualcosa. E lo stesso è il calciatore. E quando c'è il pubblico è tutta un'altra storia. Peccato perché adesso con questo Covid ci stanno mancando tanto. Prendo spunto dalla nostra situazione che siamo sì comunque lassù in classifica, ma qualche partita in più che abbiamo perso punti per strada. Se ci fosse stato il pubblico avremmo racimolato qualcosa di più. Il calore del pubblico famoso. Sì, certo, Senti, ci aiuta tanto. certo, vuoi mandare un messaggio al pubblico, al vostro pubblico? Vuoi salutarli? Io spero che ritornano presto al campo, speriamo per queste, non, la vedo difficile, però spero che per queste finali di stagione qualcosina riusciamo a strapparglia perché se lo meritano e noi abbiamo bisogno di loro. Se non è così, cerchiamo di fare il massimo per farli felici. Che bel messaggio. Senti, noi sappiamo che c'è anche la letteratura proprio del calcio e ad esempio un autore come Luis Sepúlveda dice che parla proprio del giocatore di calcio del portiere e lui vorrebbe sapere, così ti giro la domanda, immaginando cosa prova il portiere mentre all'interno di una rete, quando vede sia tutti i suoi colleghi che giocano dall'altra parte, e poi quando vede arrivare tutti quanti verso di lui, che cosa prova un portiere? Prova un senso di grosso di responsabilità, perché se un giocatore sbaglia un gol c'è sempre un'altra opportunità, se un difensore sbaglia un passaggio o scivola c'è sempre dietro il portiere, se sbaglia il portiere non c'è nessuno. È proprio il portiere, l'ultima di difesa, l'ultimo baluardo, come diceva Saba. E senti, a proposito sempre di Sepúlveda, lui dice che i portieri fanno come dei riti scaramantici, così potremmo dire, ad esempio, toccano il palo della rete o si toccano i guanti. Tu attui qualcosa? No, io non sono scaramantico, non ho dei miei riti in particolare. Forse sono un portiere atipico, perché tutti quanti. Sì, no, no, perché tutti quanti hanno dei riti, hanno una propria playlist prima della partita. Ma te ne posso dire a centinaia: le scarpe devono stare una attaccata all'altra. No, vabbè, ce ne sono tanti e tanti, però io purtroppo bene o male, non lo so, non sono così. Bene, Come va, va. va bene. Marco, noi ti ringraziamo, noi di Radio Fox News 24, veramente molto gentile, grazie mille. Sì, Prossimamente dove grazie a ti voi. vedremo? In quale campo? Prossima partita? Gio giochiamo venerdì prossimo con la Salernitana. Va Scontro bene, in bocca al diretto. lupo. Credi. Allora, grazie ancora tanto Marco e noi ci vediamo sempre qui su Radio Fox News 24 per altre interviste. Ciao da Claudia Di Cera. Ciao.